non so in che termini ideologici mi situo, ma e, tra l'altro è un gran piacere essere qui per due motivi. Il primo motivo è che, come Teo e Fabio sanno, per circa 12 anni ho curato la pubblicazione in inglese di Carismi e Unità, Unità e Carismi, scusate, perché in inglese è Carismi e Unità. E quindi eravamo diciamo in contatto costante ed è stato un gran bel lavoro che anche mi ha appassionato e devo dire che in India è molto apprezzato questa rivista, dai vescovi a tutti i vari ordini religiosi. E il secondo aspetto è che mi è capitato spesso in questi 2 anni di dover presentare il dialogo interreligioso del movimento dei focolari a diversi gruppi di persone, le più varie, cominciando da diplomatici, politologi, vescovi, persone di altre religioni. Ho in programma a Vienna una conferenza a psichiatri, psicologi e così via. E tutte le volte si tratta di presentare il dialogo sotto quella prospettiva, è un po' uno spaccatesta riuscire a capire. E vi devo confessare che invece è stato estremamente, mi ha messo molto a mio agio doverlo presentare a dei religiosi e religiose in particolare, proprio per l'aspetto carismatico che ha. Ecco, proprio è una questione di carismi, quindi penso che ci potremo capire veramente bene. E ringrazio per questo.